Io ti ringrazio moltissimo, sono invece esperienze che farei molto volentieri, sia il Jeff VIP che l'Isola dei Famosi, però bisogna avere un agente adeguato che purtroppo io non ho. Beh, vabbè, dai, parla un napoletano, certo, parla un napoletano moderno, non il napoletano classico, però è napoletano anche quello, per carità. Come no? Scarica l'app Zoom, l'app gratuita per le videoconferenze. Io domani sera faccio la spiegazione del business alle 21:30. Poi mi scrivi in privato su Instagram o qui e ti do i codici per accedere. La gente preferisce non vedere, preferisce non sapere, preferisce essere rassicurata dalle parole di quattro scappati di casa che vanno tutti i giorni in televisione. La gente preferisce così. Sì, è verissimo, non esiste alcun Green Pass, ma esiste il coprifuoco per i non vaccinati, che è evidentemente una misura, credo, abbastanza stupida perché credo che non serva a nulla. Dopodiché poi, anche lì. Ma sai, questa è un'epoca che passerà alla storia per essere quella in cui un Burioni qualsiasi è un luminare e i premi Nobel sono gli scemi. Questo è. Ragazzi, certo che questo virus è selettivo, cioè questo virus odia solamente quelli che stanno manifestando a Trieste, perché i contagi aumentano solo lì. Quando ci sono le manifestazioni dei sindacati, i contagi lì, magicamente, no. Beh, si può guardare TVE spagnola, si può guardare Canal Plus, si può guardare la BBC, i canali americani. Certo, bisogna conoscere le lingue per guardare i telegiornali degli altri paesi del mondo, però così poi ti rendi conto che la narrazione di questi 2 anni è tutt'altro. Guarda, io ti consiglio la Spagna, che mi sembra che in questo momento sia il paese che in Europa riesca a coniugare di più la mediterraneità insieme alla civiltà, allo stato di diritto, la qualità della vita, il rispetto per l'uomo, la libertà. Credo la Spagna. Mi spiace darti questa notizia, ma questo è quello che io penso, e poi per carità io mi posso sbagliare. No, io non credo che ci sia una soluzione a questa cosa ignobile e orribile che stiamo vivendo. Purtroppo non ci credo. Santo Locaro, ti do una notizia. Le banche, i grandi gruppi bancari, il grande capitalismo ci governa Madamò. Madamò, amico mio. Bravissimo, esattamente. A cosa serve questo sistema di emergenza? A cosa serve tutta questa restrizione? A coprire le lacune di ciò che non hanno fatto. Bravo. Io ti ringrazio moltissimo, sono invece esperienze che farei molto volentieri, sia il Jeff VIP che l'Isola dei Famosi, però bisogna avere un agente adeguato che purtroppo io non ho. Amica mia, quindi non c'è il coprifuoco neanche la sera per i non vaccinati in Romania? Contrariamente a quello che continuano a dire qui in Italia? Ti abbraccio forte, goditi la libertà del tuo fantastico paese.